successo, cari Sonoatrix, signori, bentornati cari nel canale. Torniamo su The Marvel Snap, perché oggi è arrivato quel momento, il momento di giocare Langoing Affliction. Appena fatto una chiamatina ai live perché non mi ricordavo il nome. Langoing Affliction, finalmente sul piccolo schermo di YouTube, e non vedo l'ora, ovviamente, di condividerlo con voi. Ovviamente ci sono c'è anche Chloe, dopo Yoda, che è diventato veramente una bella, una signora carta. Prima di iniziare vi chiedo solamente due cose. La prima, ovviamente, di cliccare il pulsante mi piace, e poi, se volete proprio esagerare, vi iscrivete anche al canale, così siete aggiornati su tutti i futuri video. Carico un video al giorno, però insomma, perlomeno sarete aggiornati sull'ora di caricamento, che sapete varia rispetto ai miei impegni personali. Oh! Vi ricordo poi, tra altre cose, che ci sono sponsor attive su questo canale. Oggi, ragazzi miei, voglio, diciamo, il vostro contributo. Scaricatemi Revolut se volete supportarmi gratuitamente, e se volete soprattutto utilizzare un servizio incredibile, che è incredibile, perdonandomi questo atto cacofonico, che tu nel 2024 non lo abbia. Cioè, è impossibile questa cosa, bro. Ma come fai a comprare online senza Revolut? Ma prima di iniziare il contenuto, amori miei, lasciate che vi parli un secondino dello sponsor di questo canale, Revolut. Revolut è una banca digitale che anche io uso ormai non so nemmeno da quanto tempo, e il motivo per cui ve ne parlo è perché ci offre un simpatico piano gratuito che vi permetterà di aprire un conto in pochissimo tempo, in meno di 5 minuti, scaricandolo chiaramente dal link, ragazzi miei, anche per supportarmi, che vedete in descrizione e che vedete anche nel messaggio pinnato. Potrete subito ordinare la vostra carta e utilizzare ovviamente la carta virtuale che Revolut crea apposta per voi, per fare ovviamente i vostri pagamenti online. La cosa molto interessante è che ovviamente c'è anche un bel bonus di benvenuto di 20 euro. Mi avete chiesto in parecchi come fare per avere questi 20 euro. È molto semplice, basta che voi facciate un acquisto con Revolut di almeno 20 euro e vi arriveranno anche i 20 euro gratuiti di benvenuto. Facilissimo. Ma perché usare Revolut? Allora, ve lo spiego in parole povere e spero anche che possiate subito capire. Revolut vi permette di creare delle carte virtuali usa e getta. 5 carte virtuali al giorno usa e getta potete creare, perché magari state per affrontare un acquisto su un sito di cui vi fidate poco, o semplicemente per vostra sicurezza personale dovete fare un bel acquisto e non volete correre il rischio che la vostra carta possa essere riutilizzata. Allora voi la utilizzate, pagate, e grazie per l'appunto a Revolut potete distruggerla e non usarla mai più. Ogni carta che create infatti avrà un suo budget, e siete voi per l'appunto che amministrerete il budget di ogni carta che sceglierete di creare. Ovviamente, grazie sempre all'app che potete scaricare, Revolut vi dice anche quello che voi state comprando, infatti terrà traccia di tutti i vostri acquisti, vi dice dove state spendendo e in cosa state spendendo, anche in funzione di quello che voi volete spendere, in quale categoria, videogiochi, ristoranti e tutto quello che vi viene in mente. Calcolate che io stesso ci gestisco i miei abbonamenti, utilizzo Revolut per abbonarmi mensilmente a Spotify, Amazon Prime, uso Revolut per Disney Plus e addirittura per Netflix, quindi capirai. E la cosa che a me piace, visto che voglio amministrare tutte queste piccole uscite al mese, è che Revolut mi informa qualche giorno prima di effettuare ovviamente l'autorinnovo, e quindi voi sapete già con anticipo che starete per spendere degli euro, ovviamente, perché tra un po' vi scadrà l'abbonamento su Netflix, e quindi vi rassicura e vi dà per l'appunto questa informazione che per me è comodissima. Grazie Revolut anche per credere ovviamente in questo canale, e buon proseguo ovviamente con il contenuto del video di oggi. Ed eccolo qui, Langoing Affliction. Allora, il mazzo, ragazzi miei, tu ti rendi conto di quello che stai a vedere? Il mazzo è full Langoing, quindi tendenzialmente vanno giocate carte fortissime per l'appunto a livello ongoing. Piccolo flex di questa mojo, no? Con questo osso, questa carta, ragazzi, penso che rasenti la perfezione. E ovviamente il motivo principale per cui si gioca è il baffone a Claw, che diventa veramente adesso una carta forte. Voi giocate Jean Grey e ci ficcate tendenzialmente tutto sotto, no? In modo che poi voi possiate trarre vantaggio nello stuc di servitori
sotto Jean Grey. Vedete? Molto interessante, raga. E poi molto a capire come gira. E poi, ovviamente, di ultimo turno c'è la solita chiusura di Spectrum. Oppure fate giocate combinate con più carte. Allora, secondo me, anche già rispetto al mazzo ieri, qua ragazzi abbiamo fatto dei passi da gigante. Da gigante. Giocherei Nebula destra. Sono pronto a fare Jinger in mezzo. Lui ha snappato. Noi colliamo. Noi colliamo. Ha un Loki, perfetto. Ora, il problema è perché io non prendo Prio. Perché, ecco, perché avessi preso Prio, gli facevo Jinger sotto Cosmo e vincevamo la partita. No. Voi non avete Dragon, eh? Lui giocherà sotto Angela. Sto capendo come fargli Cosmo con priorità. Cioè, la cosa è prendere Prio e non è per niente facile. Forse riesco con The Punisher a prendere Prio. Forse. Vediamo. Direi di no. E c'avete pure Dragon, eh? Raga, che vedevo di c'ho Cosmo. Boh, giocherò a Loki. Gioco Loki pure io. Il problema è che il suo Loki è molto forte. E Loki Quinjet, che te lo dico a fare? In un mazzo che è come il mio, quindi good card fa. Oh, magari c'ha Rogue, eh. Oh, c'è Enchantress. Niente di tutto ciò. Niente di tutto. Non so, non ho un'idea. Non lo so. Penso che questo è un fold, raga. Cioè, qua penso che io debba foldare. Al massimo possiamo fare tipo Angela così. Possiamo fare così. E poi possiamo fare tipo. Oh. Red Hulk. Che poi ha detto Red Hulk, in realtà è Red Guardian, eh. Jean Grey, Nebula, Shang, Angela. Ah, non ancora farvi la telecronaca, immagino, esatto, scusatemi. E mo? Sette punti sinistra. Ci vogliamo provare, eh? Proviamoci, dai. Peccato per Mojo, bro. Peccato per Mojo. Perché. Perché un cazzo. Cioè, comunque il buff dei più tre punti non l'avrei mai gappato nelle altre location. Forse non era da chiamare. Però. Però, qualcuno mi ricorda quando valgono i cubi su sto gioco? Va bene, allora chiama tutte le partite. E goditi la vita. Vabbè, diciamo che il mazzo qui non è girato né bene né male. Ho giocato un tumoretto che giocava Loki e abbiamo perso la partita. La nostra mano non era manco brutta. E però che non ce l'ha fatta a giocare. Perché ce l'ha. Se l'è fottuta, capito? Se l'è fottuta, vabbè. Ho già beccato il primo tryhardino di sabato mattina. Bella, Sandro. Allora, giocherei Jean Grey a destra, ma non stuccherei subito adesso. Tanto noi abbiamo il tempo per farlo, no? 2, 3, quasi. Quindi farei nel chill, bro, Jean Grey, Luke Cage. Vediamo. Ok, vabbè, a noi Lich non ci fa per niente male perché siamo un mazzo ongoing, no? Ongoing affliction! Diciamo che non è male, Jean Grey a destra. Per niente male, Jingle a destra.
Problema, regà, è se poco poco questo me yoga tipo Enchantress, bro. Saltiamo come le puttane. Nocturne va bene. E Necroscia ci protegge da Luke Cage. Giochiamo Mojo. Qualsiasi carta lo becchiamo, lo possiamo giocare a destra e chiudiamo con Claw in mezzo e Spectrum sinistra. Non è male. Non è male. Sì, diciamo che il Sole Dulk è gigante, ma che cazzo vi devo dire? Non ci posso fare niente. No, Sandro, fammi fare il video, però! No, Sandrone! Ma sto a fare il video! Ma una volta che... Cioè, mi è girato perfettamente il mazzo. Jean Grey. Vabbè, dice che Jean Grey e Necrosha hanno vinto la partita. Sì. Il mio mazzo qualcosa fa, diciamo, che non è che si limita a guardare in faccia l'avversario. Jean Grey, regà, Jean Grey, carta non sottovalutata, perché Jean Grey non è mai stata una carta sottovalutata. Più che altro Jean Grey, carta non giocata fino a oggi, ma insomma Jean Grey è sempre stata una carta dall'impatto molto importante. Costringere l'avversario a giocare sulla stessa location tua, tanta roba, eh? È tanta roba, passo. Non una bella mano, eh? Cioè, è una mano un po' grossolana, capito? Non è, è un po' anemica. Ma se snappa ce ne andiamo stavolta, perché adesso non vedo proprio chance di vittoria. Oddio, però intanto armor in mezzo lì la facciamo. Se prendo Brio, però non prendo Brio, immagino, vero? Prendo Brio, regà. Possiamo snappare su Cosmo sotto Star Tower, volendo. Il fatto che, raga, questo non vale uno snap, perché la mia mano non è buona abbastanza da snappare, capito? Bishop. Ti facciamo Jean Grey sotto Cosmo, secondo me è tanta roba. Forse con Jean Grey però snappiamo. Noi facciamo Jean Grey into Glow. Certo che quel Bishop è veramente grosso, no? Andiamo. Ok, vedi, ora è costretto a giocare sotto Jean Grey e magari lo inguliamo. Magari. Sentite, ma ha senso fa Claw? Cioè, nel senso, ha senso fa Claw a sinistra? Ok, capisco, raga, che possa essere stupido, ma io farei Claw a destra, probabilmente. Oppure addirittura facciamo Omega Red a destra. Io farei Omega Red a destra. Claw non contesta mai Bishop, secondo me. Ma si è cluggato? Ma non credo che si sia cluggato. Ok. E in mezzo ho vinto. In mezzo ho vinto, bro. Come vinca a destra? Non ho idea. Non lo so. Non ho la mano per vincere. Ah, raga, forse Menting. Menting potrebbe vincere, contro un mazzo bounce. Meno 2 alle carte 1, 2 e 3. Io ci provo, prima che lui possa snappare. Perché Menting gioca già per 7. Ok, abbiamo Omega Red, che... Allora, a parte il fatto che lui deve giocare comunque in mezzo. Cioè, essendo lui un mazzo bounce... Vediamo, raga, non lo so. Dovrebbe... Probabilmente Monkey. Questa gioca per uno, vedi? Orco... Differenziale. Vince lui. Non ci credo, ma però dai! Madonna, però, quanto close, però! Porca troia! Avessi avuto Omojo Nebula, il problema è che, come vi ho detto all'inizio della partita, abbiamo pescato male in early game. E infatti non ho snappato. Perché altrimenti, raga, era fatta, eh? Vedi? Era fatta, era. Cioè, qui Man Thing è giocata per
11. Ha giocato per 11. Bella la Jean Grey, che per l'appunto sotto Cosmo dirotta il mazzo avversario, ma non è bastato per un early game un po' deludente. Non lo so, cioè lo vedete che il mazzo c'è, raga? Il mazzo c'è, anche simpatico. Però è normale che posso dinanzi a mostri sacri, no? Perché alla fine, raga, sto giocando contro gente top 100, quindi giustamente non so perché. Non so perché tryharda. Ho bisogno di vedere qualcosina in più, capito? Cioè, nel senso, abbiamo bisogno di altre... Boh, comunque... Non stiamo pescando un early game decente da 3 partite. Man, dai cazzo, Ant-Man e Nebula, ma dove stanno? E come faccio a giocare io un mazzo ongoing senza un early game? Che è un mazzo che gioca in curva. Ho capito, ma è tardi però. E non riuscirò mai a mettere Ant-Man nel kill adesso. C'ho 2 turni. Kriven, mamma mia bro. Già capito. Cosmo, into the Punisher Ant-Man sinistra. È un'idea. Angela, Kitty, bravo. Angela è forte, gioca per 6 alla fine, però ci sta. Abbiamo Luke Cage, ma noi giochiamo The Punisher. Questo è snap, raga, secondo me. Mettiamo veramente un boato di punti su kill. E anche con Kraven, secondo me, è difficile che possa vincere. Poi vediamo, fa Magneto... Scusatemi, non Magneto, fa Vision e me lo contesta, sì. Però noi comunque abbiamo Omega Red, insomma. Omega Red, raga, va capita se la vogliamo lasciare o meno, comunque. Lui fa Negasonica. Negasonica rompe il cazzo. Mi servirebbe Nebula per ammazzare Negasonica. Perfetto, Nebula trovata. Ma... Vediamo. Beh, perfetta, no? Ecco, diciamo, se posso fare una piccola critica, raga, sto mazzo, il turno 6 è veramente debole. Cioè, mentre il early game se lo trovo... Sì, vabbè, questo è early game, vedi? Però mentre il mid game è goloso, poi si perde un po' nel late, perché che chiusure c'ho? Spectrum? Ma non la trovo. Manco per sbaglio. Vediamo Man Thing se fa qualcosa. Beh, diciamo che Man Thing ha fatto tantissimo, bro. Cioè, nel senso, l'ha demolito. Vedi? E questa non è una chiusura, questa è una merda. Devo fare Omega Red, raga. Fa cagare. Io che devo fare? Il turno 6 di sto mazzo è una cagata, veramente brutto. Poi, vabbè, cioè... Io non trovo Spectrum, perché qua Spectrum era, penso, sempre vinta. Lui dovrebbe foldare per giocare attorno a Spectrum. No, io che faccio? Devo foldare? E che ne so? Lui potrebbe farmi Spider-Man, Miles Morales, qui, tipo. Mi prende Man Thing e me la grappa sui Sole del Silenzio. Ed è una merda. Ora la domanda è, a sinistra abbiamo vinto noi? In realtà noi a sinistra vinciamo sempre, no? Non so se fare... Io forse, raga, metto doppia carta. Io metto doppia carta. Non ci posso credere, però. Non ci posso credere a quello che ho visto. Ho perso anche al 50 e 50, ho perso. Comunque il gioco mi vuole di un male ultimamente. Ma regà, ma è veramente viscido sto gioco è veramente viscido. Ma mi vuole di un male sta roba la mattina. Accettando Legion che cambia location e ok, che leva l'effetto ongoing, ma poi vince la partita al 50 e 50 ultimo turno, perché avrei comunque vinto io con la play che ho fatto. Niente, ovviamente deve comunque vincere lui, perché gli va Silk tutta a sinistra.
Io mi faccio l'ultima partita e vado a festeggiare, vado a vivere la mia vita, man, perché sta roba è una merda, è una merda più totale, veramente. Vaffanculo a te che mi snappi, tanto ormai bro siamo perso 8 cubi, perdiamo anche 8, contro snappami e finiamo sta farsa. Veramente, regà, brutto, veramente brutto, pessimo. Un'esperienza di gioco pessima, proprio, veramente terribile quando è così il gioco. Mi fa veramente schifo. Finalmente abbiamo trovato Jean Grey. Magari, e dico magari, sto video troviamo anche Spectrum. Magari. Ah, by the way, con Spectrum il game di prima era vinto. Ma dai, ma non mi di. Ma non mi di. Cosmo? Cosmo sotto Jean, eventualmente per Mystique. Vai, prima roccia ovviamente presa. Ci sta. Opla, vai, 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 vai. Mamma mia, Zonko. Terribile sta vita. Ok. Capito? E poi li facciamo glow. E poi li facciamo The Punisher Luke Cage. Questo mazzo è girato bene in questa partita contro Sandrogan. Sandrogan mi ha foldato a turno 2. Vediamo se questo colla. Tra altre cose abbiamo anche Omega Red protetto da Cosmo. Cioè, capito? Ah, un'altra cosa, raga. Un'altra cosa. Non può fare ultra lui. E ci pensi. Ah, ultimo turno, Oddio, ok. Ho contato male, sì, questo è l'ultimo turno. Claw. Roccia. Oppure facciamo Claw. Madonna, bro, che palle, non lo so. Perché noi con Claw sinistra pareggiamo qua. Lui potrebbe va Blue Marvel, tipo. Raga, non ne ho idea. Comunque sì, l'ultimo turno di sto mazzo è veramente pessimo. Io farei Claw roccia. Vabbè. Sì, questa... Allora, facciamo un attimino un cappello finale, perché di questo ongoing... mo mi sono dimenticato il nome, non posso richiamare... Affliction. Come molti mazzi, no, qui su Snap, ci sono dei mazzi che sono troppo prevedibili, sono troppo semplici. L'ongoing Affliction, raga, è un mazzo di quelli in cui tu fai sempre la stessa cosa e quindi l'avversario sa esattamente quello che farai. Al massimo ti concede la partita... Oppure vince. Ora, diciamo che oggi le partite perse sono partite perse immeritate. Cioè, perché, vabbè, l'avete visto il video, eccetera. Però, di base, se vogliamo essere più lungimiranti, visto che io conosco molto bene questo gioco e i mazzi che regnano questo gioco, l'Unwing Affliction non sarà mai un mazzo di runo. O perlomeno, l'Unwing Affliction visto così, con carte pull 1 Unwing... Con Spectrum che dovrebbe essere la regina, poi vabbè non la trovi, quella è un altro discorso. Però il mazzo è sfizioso, cioè a me piace, mi ha divertito. Certo, non mi ha divertito vedere certe cose. Quando uno gioca a Marvel Snap lo sa che inizierà a giocare e sarà frustrato, no? E è un gallo che noi giocatori ci avevamo. Però raga, rispetto al mazzo ieri di Uldon, oggi abbiamo fatto passi in avanti. Grazie mille a tutti ragazzi per supportare i contenuti. Noi ci vediamo domenica, che poi è domani, è live alle 17. Fate un buon proseguo di giornata, fate un buon weekend. Vi abbraccio, vi saluto e vi ringrazio. Bella!